Dire impossibile significa stabilire come misura dell'universo il nostro debole limite di comprensione. E ciò sarebbe assurdo, come tentare di misurare con il metro gli spazi infiniti. Quindi non meravigliatevi se alcuni anni fa ho incontrato e intervistato un'elfa. Guardatevi questo video, io sono un po' impegnato. La domanda è, esistono gli elfi? Andiamo a cercarne uno. Salve, come stai? Molto bene, grazie. Molto ti aspetti? No, sarà circa 3 ore e mezzo. Insomma, non male. Spero che non ti sia disidratato più di quel tanto, perché oggi faceva veramente caldo. Ti piace questo posto? È molto magico, sì. Voi abitate qua, voi elfi, no? Sì, siamo non proprio qua, però è un posto che conosciamo molto bene, è vicino. Amici, ho trovato un elfo, anzi un'elfa. È un po' timida, ma penso che ce la faremo a inquadrarla. Amici, sicuramente gli elfi appartengono al magico sogno delle fiabe, però i sogni sono reali, appartengono al magico mondo degli individui. E chiediamo subito a quest'elfa, qual è il tuo grande sogno? Il mio grande sogno sarebbe realizzare per tutti quanti giustizia e libertà e anche uguaglianza. Mi fai venire in mente la Marsigliese, ti ricordi quest'inno meraviglioso, no? Certo, come tutte le rivoluzioni che vogliono realizzare la giustizia Quindi proprio tra sei di una noi. rivoluzionaria. Direi che sono per la giustizia. Se compiere e realizzare la giustizia vuol dire essere rivoluzionari, forse sì. Senti, Elfa carissima, hai anche un nome oltre che un sorriso fantastico. Sì, mi chiamo Ilaria. Ecco, Ilaria l'elfa per tutti voi, no? Che sogna di rivoluzionare in meglio questa nostra società, no? La giustizia, veramente la giustizia per tutti. Sarebbe veramente la mia più grande soddisfazione poter vedere questo, perché è una cosa che non esiste, sembra non esistere, fa fatica a emergere, quindi veramente il mio più grande sogno è la giustizia. Sono a conoscenza che Ilaria ha anche una cultura filosofica e quindi gradirà questa citazione che sto per fare, no? Sì. Aristotele diceva che dove c'è giustizia c'è bisogno di filia e dove c'è filia non c'è bisogno di giustizia perché le cose vanno naturalmente, no? E ti cito anche Gandhi. Gandhi, quando gli chiedevano che tipo di governo fosse il governo ideale, secondo lui rispondeva seccamente, ridendo, il governo che governa di meno. Cos'è l'anarchia, secondo te, Ilaria carissima? Beh, cos'è? Non è facile definirla, perché bisogna avere appunto una coscienza morale molto forte, molto profonda. La definizione classica, ce la fa vedere come una mancanza di governo, no? Dal greco, e per cui, è stata, fatta coincidere con, il caos, la confusione, ma in realtà, essa prevede che si abbia una coscienza molto forte, soprattutto dal punto di vista morale ed etico. Regole di rispetto verso gli altri e di condivisione di spazi molto forte. Quindi anche in questo caso,
per poter definire un concetto così complesso bisogna sforzarsi veramente di ritrovare il significato più profondo. Il significato più profondo riguarda sempre l'ordine, diciamo, e la giustizia tra gli esseri umani. L'anarchia fondamentalmente si ispira a un concetto di libertà e di uguaglianza nella sua vera origine profonda, e quindi per poterla vedere realizzata nella sua vera essenza dobbiamo fare, diciamo, riferimento sempre al concetto di libertà e uguaglianza. Cos'è la sinistra e cos'è la destra, diceva Giorgio Gaber in una sua famosissima e divertente canzone. Io lo chiedo a te, no? Sono semplicemente delle formazioni, diciamo, politiche di pensiero, fondamentalmente, che prevedono delle concezioni dello Stato, della vita, dell'organizzazione dei cittadini diverse. Quando si parla di destra o sinistra, di solito si fa riferimento a una differenza sostanziale di impostazione, almeno così dovrebbe essere, no? Perché in ambedue le formazioni ci sono delle concezioni di vita completamente diverse. Se poi la mettiamo sul piano della realizzazione politica, diciamo che la sinistra si è sempre ispirata di nuovo a un concetto di uguaglianza diffusa nel maggior numero di cittadini possibili. La destra invece molte volte ha sostituito alla realizzazione dell'uguaglianza dei principi che alla fine hanno discriminato più che favorire la diffusione dell'uguaglianza stessa. Quindi di nuovo farei ruotare questi due concetti, libertà e uguaglianza, per distinguere ambedue le formazioni. Mi limito a dire questo perché, avendo studiato filosofia, ovviamente non posso io per prima discriminare nessun tipo di riflessione e ragionamento, perché secondo me la conoscenza prevede che comunque tu non ti possa mai chiudere all'interno di una impostazione bassa, ma spaziare. Non sapevo che anche gli elfi si laureassero, questa cosa mi rallegra molto. Ti sei laureata quindi in lettere e filosofia? Mi sono laureata proprio in filosofia. Filosofia? Sì, nello specifico. Su che argomento hai fatto la tesi? L'argomento di tesi è stata tutta incentrata, diciamo, sul pensiero postmoderno, e ho analizzato prendendo spunto dalle filosofie della differenza, e non solo, perché si parla anche di nomadismo filosofico, si parla di cyberfemminismo, quindi il cyberpensiero, si parla di queer theory, si attraversa il concetto di identità attraverso le teorie postmoderne più contemporanee, passando anche attraverso Michel Foucault, Deleuze, proprio per affrontare, diciamo, al meglio quello che ci prospetta la sfida, diciamo, dei tempi moderni, che è quella proprio di un concetto trasversale di identità che va oltre i tempi. Fra i vari filosofi che hai studiato, quale ti sta più simpatico? Io amo i filosofi tutti quanti, perché ognuno di loro ha veramente dato un contributo fondamentale. Sto riscoprendo anche il valore degli antichi greci, perché nel pensiero antico c'era un'apertura mentale veramente sorprendente, forse proprio perché all'inizio dei tempi c'era un collegamento appunto molto forte in tutti i pensieri filosofici, e quindi anche con i greci erano appunto, come dire, molto vicini alle culture orientali. Lei mi cita la Grecia, io non posso esimermi da una citazione, no? Vi citerò un uomo che non era greco, però apparteneva alla Magna Grecia, un presocratico, Empedocle da Agrigento. Fantastico. Al quale il grande, grandissimo William Shakespeare dedicò un verso che vi propongo. Il grande Empedocle, quell'anima ardente, si gettò nell'Etna e bruciò interamente. Si gettò nell'Etna per provare al popolo la sua natura divina, ma finì col bruciare il grande Empedocle, no? Che vi ricordo la sua filosofia, che si rifaceva all'odio, all'amore, queste due forze contrapposte, però entrambi necessarie all'equilibrio dell'universo. Cosa ne pensi tu di Empedocle, di quella linea di pensiero? Empedocle di Agrigento, come tutti i filosofi greci,
era soprattutto rivolto proprio a analizzare le profondità dell'animo umano. Tra l'altro, spesso per sondare queste profondità soleva proprio alzare gli occhi verso il cielo, proprio guardare verso l'universo. Aveva già capito anche lui che c'era un profondo collegamento appunto tra l'animo umano e l'universo, e quindi apprezzo moltissimo, diciamo, le meditazioni che Empedocle ha fatto, complice anche la bellezza, diciamo, dei luoghi naturali dove lui svolgeva, diciamo, le sue riflessioni. E quindi, cosa posso dire, mi piace proprio questo contatto che loro riuscivano a stabilire con la natura e con gli esseri umani. Sul suggerimento di Empedocle, per voce di Ilaria, guardiamo tutti quanti il cielo, quindi. L'elfa filosofa Ilaria ci suggerisce di guardare il cielo. Io personalmente ho una teoria che riguarda il petrolio, per esempio, e di questo vorrei un attimo parlare con te. La Terra ha impiegato a produrre il petrolio milioni di anni, no? E si può paragonare il petrolio per la Terra come il sangue per l'essere umano. Togliendo petrolio alla Terra, togliamo sangue al pianeta, no? Quindi al di là dell'inquinamento c'è anche questo depauperamento del nostro pianeta. Che ne pensi tu del petrolio? Il petrolio purtroppo è frutto di una grande strumentalizzazione nel mondo, no? E fa un po' la buona e cattiva sorte di come viene gestito il potere. Usate le macchine anche nel mondo degli elfi? Nel mondo degli elfi non si dovrebbero usare le macchine, spesso e volentieri qualcuno le usa. Non è una mancanza di coerenza, è un tentativo, diciamo, di adattamento a quelle che sono le esigenze, però davvero io credo che per operare anche in questo caso una trasformazione radicale dovremmo davvero rivolgerci alle nuove sfide delle energie rinnovabili e di conseguenza riuscire a in qualche modo frenare questo, diciamo, aspetto negativo che ha il petrolio. Il petrolio è uno strumento di potere, come tale viene usato, e in sé, come tutte le cose, avrebbe anche un significato positivo, perché comunque è energia e ciò che dà energia e la trasforma, e come tutte le cose andrebbe utilizzato in maniera diversa. E siccome purtroppo non viene usato in maniera diversa, allora probabilmente dovremmo in qualche modo pensare ad altre forme di energia. Ilaria, come ti dicevo poc'anzi, a telecamere spente, io non sono terrestre, io sono un alieno, no? Sul nostro pianeta, che non dico quale perché ci tengo la mia privacy, discutiamo spesso di quello che accade sul pianeta Terra, e ultimamente la nazione Italia è un po' sotto i riflettori, no? A seguito di comportamenti errati di alcuni suoi politicanti di bassa lega, ecco, senza fare nomi perché questa non è la sede, oggi noi parliamo di magia, però possiamo parlare di politica anche rimanendo nel magico, no? So che fra alcuni giorni, nel mese di giugno, ci saranno alcuni referendum, possiamo spendere due parole in merito? Prego. Sicuramente, sono quattro referendum molto importanti, riguardano da una parte la gestione dell'acqua, che è un bene comune, che fino a oggi, diciamo, è gestita per delle ditte in appalto e che quindi in qualche modo risulta, diciamo, frutto di una privatizzazione. Il referendum dice no, vuole abrogare appunto questo tipo di gestione dell'acqua. L'acqua deve rimanere pubblica, è un bene comune. C'è poi il tema del nucleare, che è fondamentale. Noi diciamo no al nucleare perché abbiamo visto tutti quanti quali rischi per l'umanità esso comporta. Ecco, posso interromperti solo un secondo? Tu, certo, mi hai parlato del nucleare, no? So che sul pianeta Terra, appunto in Italia, anni or sono ci fu un referendum dove gli italiani si espressero contro il nucleare. Com'è questa storia che viene calpestata, quindi? Il parere degli italiani, si sono già espressi in questo senso, perché hanno ritirato fuori questo nucleare, visto che gli italiani si erano espressi chiaramente contro il nucleare, se non vado errato, negli anni 70? Vorrei sbagliarmi. No, negli anni 70 infatti l'esito di quel referendum portò alla denuclearizzazione, esatto, di tutte le centrali. Poi negli ultimi 15 anni con il governo attuale, uh-huh, è stato ripreso in ballo questo tema appunto del nucleare,
c'è a monte un problema di spese veramente incredibili, perché noi appunto importiamo l'energia dalle centrali nucleari della Russia in particolare, certo. Di conseguenza questo ha comportato delle spese veramente incredibili per lo Stato italiano. Non ci è sembrata però un'ottima idea riprendere questo tema e voler riaprire le centrali nucleari, perché anche a seguito degli ultimi avvenimenti avvenuti proprio in Giappone abbiamo visto appunto come la centrale nucleare sicuramente non rappresenta un buon futuro, e appunto di nuovo quindi spingo a pensare a delle forme di energia rinnovabili. Certo. Fra l'altro una recente ricerca che è stata finanziata dall'ONU, no? Alla quale hanno partecipato moltissimi scienziati, non di tutto il mondo. Hanno fatto due conti sull'energia, no? E a quanto pare l'energia fotovoltaica, la sola energia fotovoltaica, farebbe fronte 3 volte alla necessità di energia attuale. La sola energia eolica farebbe fronte 4 o 5 volte all'attuale esigenza, no? E quindi è proprio una questione di volontà, non di necessità di dirigersi al nucleare. Per l'altro, rimanendo sempre in Italia, no? Anche se a me piace un po' di più il cosmo, pensare un po' più in grande, no? So che la potenzialità energetica italiana, no? È ben superiore all'esigenza energetica, che viene sfruttata, mi sembra, intorno al 40%. Importano l'energia soprattutto la notte perché firmano le centrali italiane, c'è una convenienza, però in realtà l'Italia sarebbe autosufficiente, non avrebbe bisogno di importare energia né dalla Francia né dalla Svizzera né da altri pianeti, no? Cosa ne pensano gli elfi dell'amore? Gli elfi pensano che l'amore sia una grande forza universale, no? Che ha la capacità appunto di tenere unite le persone. In realtà il concetto di amore appunto nella nostra cultura, diciamo, è molto ampio. Si può provare amore e lo si prova in maniera proprio diffusa, estesa. Non è solamente l'amore che può unire una coppia. O anche due animali, volendo. Esatto. L'amore è veramente un concetto esteso, molto forte. Secondo Schopenhauer, l'amore era uno stratagemma della natura per perpetuare se stessa. Cosa ne pensi tu? Schopenhauer aveva un rapporto con questo tipo di forze della natura un po' particolare, devo dire. Sì, ovviamente non è il solo a pensarlo. Tuttavia io credo che la natura non usi delle strategie vere e proprie, anzi, la natura è natura, in quanto tale è sintomo di spontaneità. Tutto ciò che deve accadere in natura accade, e quello che non deve accadere semplicemente non accade. Lui aveva un rapporto con questo concetto un po' conflittuale, direi. Ecco perché lo ha definito stratagemma. Citando un altro, Sigmund Freud sosteneva che l'amore non esiste, che l'amore è la sublimazione della sessualità, dell'eros. Lo riassumeva così questo concetto, brevemente, no? Tu sei d'accordo con lui? Non sono completamente d'accordo con lui, anche se riconosco che la parte istintiva è una componente, diciamo, molto importante, però io credo che l'amore sia un concetto ben più ampio e comunque si rivolge a molte forze all'interno della persona, non solo a quelle sessuali. Abbiamo una folletta filosofa, è uno scoop questo, eh? Preparatissimo sui filosofi, approfitto subito per parlare un attimo di Voltaire, quella cosa là grata, no? Sì. Che Gandhi lo ha citato varie volte, in particolare una sua frase, dice: non la penso come te, ma darei la mia vita finché tu potessi esprimere la tua opinione. Questa è una cosa grandiosa, assolutamente. È Voltaire l'autore, non vorrei sbagliare. Sì, è lui, e questo l'ha detto proprio perché questo è un pensiero illuminato. Dare la parola a tutti, morire anche affinché una persona possa esprimere il proprio parere, è uno dei concetti più alti del rispetto umano. Questo è. Ilaria, immagina per un attimo qualcosa che spero non accadrà mai, no? Sì. È un gigantesco asteroide. Sì. Una cometa precipita sulla Terra. Sì. Le varie agenzie spaziali danno notizia per la Terra, per i terrestri.
rimane una sola settimana di vita, una sola. Sono a chiederti, Ilaria, come spenderesti questa settimana? Cosa faresti? Quali sono quelle due o tre cose che vorresti assolutamente fare in questa ultima settimana? Dare gioia alle persone, il più possibile. Gioia e amore alle persone, proprio. Penso è una cosa che farei con tutta me stessa, cercando di superare questo passaggio nella maniera più serena possibile. E se fosse vivo Gandhi, cosa farebbe secondo te? Gandhi è sempre vivo, secondo me. Ci ispira, vive nelle nostre ispirazioni, quindi sicuramente farebbe la stessa cosa. Cercherebbe di accompagnare il genere umano in quest'ultima settimana di vita nella maniera più indolore possibile, perché Gandhi era un profondo conoscitore dell'animo umano, ma anche della potenza della natura e in fondo anche della giustizia della natura, perché io credo veramente che nelle grandi catastrofi naturali ci sia poi un senso di giustizia che si compie. Ilaria prima mi confidava che ama molto il suo mondo così naturale, degli elfi, la natura, questa magia che c'è nella natura, no? Però nello stesso tempo vorrebbe fare sperimentazione anche nel mondo degli umani. È solleticata, uso questa parola, quanto mi piace la parola solleticare perché fa ridere il solletico, è solleticata dalla professione del giornalismo. Perché Ilaria? Perché vuoi fare veramente la giornalista? Perché? Perché raccontare i fatti, dando la possibilità alle persone di conoscere il più possibile quello che accade intorno a loro, è fondamentale per compiere delle scelte con coscienza. Ecco perché lo vorrei fare. Perché in questi tempi il giornalismo è massacrato da una logica di potere, ma il vero giornalismo, quello vero, è quello che apre gli occhi delle persone. L'ignoranza quindi è il peggiore del male, dei mali, secondo te? Sicuramente l'ignoranza ostacola la conoscenza e ostacola la libera scelta delle persone, quindi è da combattere. Che differenza c'è fra infinitamente piccolo e infinitamente grande? Non so se ci sia una differenza, credo ci sia una sorta di continuità tra i due concetti, non li vedo separati. È un po' come dire che rapporto c'è tra il macrocosmo e il microcosmo, è la stessa cosa, non c'è nessuna differenza, sono legati. Tutte e due ci portano nella stessa direzione, sì, nell'infinito. Tutte e due, nell'infinito, sì, sicuramente. Senti, hai un minuto di tempo per dire a tutti gli amici che ti stanno guardando. Sì. Chi sei e cosa vuoi realizzare nella vita? Guardalo, guarda proprio lui. Lì c'è quella persona che può darti una mano a realizzare ciò che desideri. Io voglio fare qualcosa che mi permetta di fare il bene per la maggior parte possibile di persone. Quindi sono venuta in questo mondo per fare questa cosa. Nello stesso tempo devo vivere anche io, ovviamente, e quindi devo farlo però attraverso la realizzazione del bene massimo per la maggior parte di persone possibili che io riesco, diciamo, a contattare. Quindi questo è il mio obiettivo. Un bel obiettivo. Amo le citazioni e citerò per l'ennesima volta il grande Mahatma Gandhi. I giornalisti gli chiedevano: ma lei qualcosa ne pensa della ricchezza? Ci ho sentito dire che lei è comunista, signor Mahatma. Lui diceva, rispondeva così: non ho niente contro la ricchezza, a patto ricchezza per tutti. Grazie Ilaria. Grazie. Buon ritorno nel mondo dei folletti. Grazie a voi e spero di vedervi molto molto presto.